Le monadi, abbiamo detto, non hanno finestre, eppure si raffigurano dentro di sé l'intero mondo, se lo rappresentano, abbiamo detto la volta scorsa, e però è rimasto un ulteriore problema aperto parlando di Leibniz, un'ulteriore questione da discernere, capire, disquisire. Cioè, abbiamo detto, queste monadi, pur essendo incompatibili, incomunicabili, non in grado di scambiarsi informazioni l'une con le altre, riescono comunque a interagire, riescono comunque a far passare informazioni, no? Tra il corpo e l'anima passano delle informazioni. Com'è possibile? O almeno sembra che passino delle informazioni. Oggi dobbiamo risolvere quest'ultimo ma importantissimo problema di comunicazione. Come fanno le monadi separate, chiuse, autonome, indipendenti a comunicare tra loro? Apparentemente questo sembra accadere, ma non capiamo come. Vediamo cosa ne pensa Leibniz, cominciando come sempre subito dopo la sigla. Dentro alla filosofia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti, 262esima puntata, Leibniz e l'armonia prestabilita. Eccoci noi insieme, ben trovati, siamo qui per circa 20 minuti o poco più per parlare di filosofia, come stiamo facendo da un po' di tempo, della filosofia di Gottfried Wilhelm Leibniz, grande pensatore tedesco, vissuto, come abbiamo detto ormai parecchie volte, tra la fine del 600 e l'inizio del 700. Dobbiamo riprendere quel discorso che vi ho accennato già nella puntata scorsa e poi in premessa oggi, cioè il problema della comunicazione. Riprendiamolo un attimo, capiamolo bene. Alla fine Leibniz ci ha detto che esistono le monadi, che sono questi atomi spirituali che compongono ogni cosa. Atomi spirituali che in realtà compongono anche quella che sembra essere la materia, perché quella che noi chiamiamo normalmente materia in realtà sono monadi, monadi più basse, meno elevate, certo, ma pur sempre monadi. Ebbene, quindi, dentro di noi, in ognuno di noi, convivono diverse monadi. Abbiamo detto che c'è una monade dominante, che è quella che normalmente i cristiani chiamano anima, e poi però ci sono anche altre monadi, d'altronde dicevamo, se io stacco da me un pezzo del mio corpo, quel corpo rimane corpo. Segno che dentro c'è comunque una monade almeno, no? E quindi noi siamo composti di tante monadi, di diverse monadi, tutti insieme, ok? Ora, le monadi però che compongono il nostro corpo sembrano seguire leggi diverse, perché ne abbiamo alcune che seguono apparentemente le leggi della meccanica, pensiamo a quello che noi normalmente chiamiamo corpo, alla materia bruta, e poi ce ne sono altre che invece già Cartesio aveva detto seguono regole diverse. Quelle che Cartesio chiamava res extensa seguono infatti la libertà, no? Il libero arbitrio, eccetera. Ora, monadi così diverse che però sono in comunicazione tra loro, perché banalmente, quando ad esempio il mio corpo ha fame, comunica alla mia anima la volontà di mangiare, no? E quindi dei segnali questa monade fisica, corporea, riesce a darli alla monade dominante. E allo stesso modo, anzi in senso opposto, la monade dominante che decide delle cose poi comunica al corpo. Io adesso sto parlando perché la mia monade dominante, secondo Leibniz, sta dando l'ordine alle labbra di muoversi e alle corde vocali di agitarsi in modo da produrre dei suoni. In questo caso è appunto la mia anima o monade dominante che impartisce ordini alle altre monadi. Ora, questo vuol dire che ci deve essere per forza una comunicazione tra l'una e le altre. Se il corpo riesce a dire qualcosa all'anima e se l'anima riesce a dare degli ordini al corpo, evidentemente c'è un passaggio di informazioni. C'è un passaggio di ordini, di dati. Cartesio l'aveva capito, anche se poi non aveva ben capito come potesse funzionare questa comunicazione, perché ricorderete che Cartesio aveva tirato in ballo la cosiddetta ghiandola pineale, pur con una spiegazione poco convincente. Leibniz riprende l'argomento e lo risolve in maniera, direi, molto originale, anche secondo alcuni molto artificiosa, però sicuramente originale, sicuramente un'idea particolarissima e intrigante. Poi uno ci può credere oppure no, può essere convinto oppure no, però rimane il fatto che sia comunque affascinante. E questa teoria portata da Leibniz per risolvere questo problema va sotto il nome di armonia prestabilita, che lui poi ci tiene anche a farci vedere, è diversa da tante altre teorie che sembravano andare un po' in voga in quel periodo. Per farci capire come funziona, prima poi di vedere le differenze con le altre teorie, conviene partire da un esempio, che è un esempio dello stesso Leibniz. Allora, pensate di fare, ad esempio, come mestiere l'orologiaio, no? E
di creare, quindi costruire, tanti orologi, tutti ben funzionanti, no? E di regolarli tutti quanti in modo che segnino contemporaneamente lo stesso secondo, lo stesso minuto, siano perfettamente in linea l'uni con gli altri, ok? Ora voi fate partire gli orologi, li costruite, li fate partire, all'inizio segnano la stessa ora. Potete andarvene anche a fare altre cose, lasciare la stanza, tornare dopo qualche ora. Se gli orologi sono fatti bene, ovviamente gli orologi continueranno a segnare tutti quanti la stessa identica ora. Funzioneranno perfettamente, potrete andare via di nuovo e tornare dopo qualche giorno magari, e se gli orologi sono fatti bene, continueranno a segnare sempre la stessa identica ora. Ora, cosa significa? Che gli orologi sono fatti di ingranaggi che funzionano seguendo le regole, ovviamente meccaniche del mondo, e funzionano indipendentemente l'uno dagli altri. E però, visto che le leggi meccaniche che regolano gli uni sono le leggi meccaniche che regolano gli altri, c'è sempre accordo tra questi orologi, tutti indicano sempre la stessa ora. Ebbene, secondo Leibniz, le monadi funzionano esattamente allo stesso modo. Cioè, ogni monade è autonoma, è indipendente, come un orologio, no? Nel senso che l'orologio numero 1 non è che impara che ora è dall'orologio numero 2 o dall'orologio numero 3. L'orologio numero 1 va avanti da solo, segue le sue leggi interne. Può benissimo non sapere che ora segnano gli altri orologi, lui va avanti per la sua strada. E così fanno tutti gli orologi. Eppure, ognuno andando avanti per la sua strada, segnano tutti la stessa ora. Ecco, le monadi funzionano esattamente così. Ogni monade è autonoma, è indipendente. È senza finestre, dicevamo, cioè non vede, non sa cosa accade nelle altre monadi e segue solo le sue leggi interne. Ma proprio perché chi ha creato queste monadi, cioè Dio, è un grandissimo orologiaio, fa le cose perfette, le fa con ingranaggi magnifici, ebbene, ogni monade esprime se stessa secondo le sue leggi interne, ma queste leggi interne sono state create da Dio in modo che siano sempre coerenti tra loro, in modo che siano sempre armoniose tra loro, in modo che ci sia appunto un'armonia prestabilita. Facciamo un esempio concreto. Cosa vuol dire questo all'atto pratico? Vi sto dicendo che adesso la mia monade principale, la mia monade dominante, sta dicendo alle labbra di muoversi e parlare. Sto parlando, in effetti. Ma è davvero così che avviene? Se davvero avvenisse così, significherebbe che le monadi comunicano, che la mia monade dominante è in grado di dare ordini alle altre, ma questo violerebbe il principio che abbiamo detto all'inizio delle monadi come enti autonomi, enti indipendenti, senza legami con gli altri. Monadi che contengono già tutto il mondo, dicevamo, no? E infatti Leibniz dice, guardate che non è mica vero, la monade dominante non comunica con le altre monadi, ci sembra che lo faccia, però in realtà non lo fa. In realtà ogni monade vive da sola, autonomamente. In questo momento la mia monade dominante sta pensando, in effetti, alle parole da dire. Ma non è che sta dando l'ordine alla bocca. La bocca si muove e si muove pronunciando esattamente le parole che la monade dominante sta pensando, ma non perché riceva un ordine, non perché sia collegata alla monade dominante, ma semplicemente perché nelle monadi che costituiscono la bocca era già scritto dall'origine dei tempi che io il tal giorno alla tal ora avrei parlato e avrei pronunciato queste parole. Vi ricordo che secondo Leibniz tutto è in fondo a priori, almeno per Dio, cioè in ogni nostra monade c'è tutta la sua storia. C'è tutto quello che la monade farà da qui alla mia morte, no? Quindi nella monade che costituisce la mia bocca c'è già scritto ogni parola che dirò da qui alla mia morte. Io non le conosco perché io non riesco ancora a scorgerle queste parole che dirò. Le scoprirò quando le dirò. Ma Dio sa già tutto quello che io dirò perché c'è già implicitamente scritto nella monade, ok? Così come nella mia monade dominante è già implicitamente scritto tutto quello che penserò. Anche se io ancora non lo so, lo scoprirò solo vivendo. Dunque, quello che dirò, che è già implicito nelle monadi della bocca, e quello che penserò, che è già implicito nella monade dominante, sono separate l'una dalle altre, sono monadi che hanno campi d'azione diversi. Eppure, proprio perché ordinate dalla stessa mano, cioè quella di Dio, proprio perché ben strutturate, sembrano dire, o meglio, arrivano a dire la stessa cosa allo stesso momento come gli orologi, no? Non è che gli orologi si comunicano le cose, non è che l'orologio 1 dice all'orologio 2 adesso segna le 10 un quarto. Ognuno va per conto suo, ognuno sposta le lancette secondo le sue leggi e però, visto che sono accordati in un certo senso, visto che sono coerenti tra loro, segnano sempre la stessa ora. Quindi la mia anima e la mia bocca sono accordate tra loro pur senza comunicare, perché l'una contiene già tutte le parole che dirò, l'altra contiene già tutti i pensieri che farò
e sono le stesse, pensieri e parole, e quindi quando io penso una cosa la dico, ma non perché il pensiero comunichi alla bocca di dirla, ma semplicemente perché contemporaneamente emergono queste due dimensioni. Capite che soluzione originale, particolare, che è riuscita a creare Leibniz? Lui fa anche esempi diversi rispetto a quelle che vi ho detto io della bocca. Ad esempio lui dice che quando io sento il freddo, il corpo comunica all'anima che c'è freddo. In realtà il corpo non comunica un tubo, il corpo percepisce il freddo e l'anima si rende conto del freddo perché ha già scritto dentro di sé che il tal giorno, la tal ora avrei sentito freddo. Ma non c'è una reale comunicazione, semplicemente i due dati colpiscono le monadi relative contemporaneamente, ma perché erano già impliciti nelle monadi. Ora, credo abbiate colto, abbiate notato che questa soluzione è, ripeto, molto originale, e lo stesso Leibniz si rende conto che è originale e vuole anche mostrarci come differisca da altre soluzioni elaborate in quegli stessi anni da altri pensatori. Quindi lui stesso ci fa il confronto in un certo senso, sempre usando la metafora dell'orologio. Ad esempio, vuole mostrare come la sua soluzione sia diversa da quella di Cartesio. Cartesio cosa ci diceva? L'avevamo detto prima, no? Secondo Cartesio esiste un'anima, la res cogitans, esiste un corpo, la res extensa, e i due comunicano tramite un momento di passaggio, tramite una posizione specifica del cervello, la ghiandola pineale, che permette il passaggio di informazioni da una sostanza all'altra. Ecco, secondo Leibniz questa soluzione di Cartesio assomiglia a un'idea un po' più slack. È come se, secondo Cartesio, i due orologi segnassero la stessa ora, o i tre o i quattro orologi segnassero la stessa ora, non perché sono accordate a priori dall'orologiaio, ma perché c'è un qualche ingranaggio che trasmette le informazioni dall'uno all'altro orologio. Se io ad esempio mettessi delle leve o delle molle che collegano l'orologio 1 all'orologio 2 e all'orologio 3 e all'orologio 4, allora gli orologi segnerebbero la stessa ora perché l'informazione passa dall'uno all'altro, lo scandire della lancetta passa dall'uno all'altro. Ma non c'è bisogno di ricorrere appunto a questi meccanismi, a queste leve, a queste molle o a cose particolari, perché se due orologi sono fatti bene, se due orologi sono regolati bene, indicano la stessa ora senza bisogno di nessun collegamento, senza bisogno di nessuna cinghia di trasmissione, no? Segnano l'ora giusta sempre e comunque. E questo è quello che avviene secondo Leibniz anche con le monadi. Non c'è bisogno per forza di un punto di passaggio di una ghiandola pineale. Se le monadi sono fatte bene, non c'è bisogno che comunichino tra loro, non c'è bisogno che abbiano finestre, non c'è bisogno di passaggio di informazioni, funzionano bene e perfettamente in armonia tra loro. Quindi la visione di Cartesio va scartata, è sbagliata, è esageratamente ridondante, ce n'è una molto più semplice a portata di mano che quella appunto dell'armonia prestabilita. Ma non se la prende Leibniz solo con Cartesio, che pure è omaggio, perché è molto vicino anche come impostazione al pensiero di Cartesio. Se la prende anche contro gli occasionalisti, noi li abbiamo anche citati ormai varie puntate fa, ve lo ricorderete forse, e se avete voglia di andare a scartabellare potete anche recuperarvi la puntata apposita. Cosa dicevano gli occasionalisti? Dicevano sostanzialmente che Dio guidasse continuamente il mondo, realizzando con la sua guida il progetto che aveva sul mondo. Dio non solo crea il mondo, ma interviene e fa sì che questo progetto un po' alla volta si realizzi. Ecco, ritornando al nostro esempio degli orologi, come potremmo figurarci questa visione degli occasionalisti? Beh, dice Leibniz, se noi avessimo un orologiaio che non solo prepara gli orologi e poi se ne va, ma sta lì a guardarli continuamente, sta lì a regolarli continuamente, sta lì a mettere a posto i secondi o in ogni istante, beh, allora quella sarebbe la visione degli occasionalisti. Gli occasionalisti ci dicono che le varie sostanze comunicano tra loro perché Dio è sempre lì a fare da tramite in un certo senso. Usando gli orologi potremmo dire che gli orologi indicano tutti la stessa ora perché l'orologiaio è sempre lì a regolarli continuamente. Ecco, questa visione, secondo Leibniz, per carità, è anche interessante, è anche originale anch'essa, però ha un problema. Ed è il problema che, di fatto, questi orologi sembrano molto scarsi. Se il loro orologiaio deve star lì continuamente a regolare le lancette, a regolare i secondi, i minuti, eccetera, allora significa che non è poi così bravo come orologiaio, che non è così perfetto come orologiaio perché il suo prodotto non funziona. Se uno fa gli orologi ci si aspetta che li faccia bene, ci si aspetta che questi orologi, almeno nel breve periodo, non perdano secondi e minuti, no? Che siano efficaci nel segnare il tempo. Se noi ci immaginiamo che invece l'orologiaio debba sempre stare lì a fare il lavoro sporco, cioè aggiustare, 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 allora beh, è chiaro che questo orologiaio forse non ha molto talento nel fare gli orologi, forse
non andremo da lui a farci fare un orologio su misura, ecco. E quindi era scattatore perché Dio in realtà è il miglior orologiaio possibile. Dio non farebbe errori di questo tipo, non c'è bisogno che Dio stia sempre lì a intervenire, stia sempre lì a cambiare, a regolare. Il mondo va avanti una volta che Dio l'ha fatto bene. Se Dio ha fatto bene gli orologi, ha dato le giuste regole meccaniche, allora il mondo funziona, senza che Dio intervenga in ogni minuto, ok? Quindi, in fondo, questa visione occasionalista non dà il giusto peso anche al meccanicismo, che invece ormai è una verità, secondo Leibniz, abbastanza indubitabile. Quindi i cartesiani sbagliano, gli occasionalisti sbagliano. Scartate queste due ipotesi, come si fa allora a spiegare questo apparente passaggio di informazioni? Come si fa a spiegare che gli orologi segnano sempre la stessa ora? Beh, l'unica ipotesi plausibile, dice Leibniz, è la mia. È quella appunto dell'armonia prestabilita. L'orologiaio ha fatto gli orologi così bene che essi sono sempre perfettamente accordati tra loro, senza bisogno di interventi esterni, senza bisogno dell'orologiaio che stia sempre lì a lavorare. E questi orologi proseguiranno, andando avanti per loro conto per molto molto tempo, senza influenzarsi a vicenda, perché l'orologio 1 non influenza l'orologio 2, e però, proprio perché ben fatti, proprio perché precisi, segneranno sempre la stessa ora. Così funzionano le monadi. Fatte bene, contengono già tutte le informazioni necessarie alla loro esistenza e andano avanti ognuna per conto suo, ma risultando quasi magicamente sempre in armonia tra di loro, ok? Quindi Dio, dentro ad ogni monade, ha già messo tutta la sua storia, ha già messo tutti quei fattori che porteranno la monade a svilupparsi. Dentro la monade della mia bocca, come vi dicevo prima, sono già contenute tutte le parole che io pronuncerò in vita mia. E il fatto è che io non le conosco ancora, le scopro iniziando a pronunciare quelle frasi. Però dentro c'è già quello che dirò quando avrò 80 anni, quando avrò 90 anni, quando avrò 50 anni, c'è già scritto tutto. E dentro la mia anima, idem, c'è già scritto tutto quello che penserò a quell'età. E tutte le volte in cui la mia anima dirà adesso dico questa cosa, ecco, quella volta lì ci sarà accordo, perché la bocca inizierà poi effettivamente a dire quella cosa. Non perché l'anima riuscirà a far passare l'informazione, ma perché contemporaneamente monade della bocca e monade principale arriveranno alla stessa conclusione in contemporanea, perché le leggi interne delle loro nature si espliciteranno proprio in quel momento, come Dio aveva d'altronde previsto, ok? Quindi le monadi sono chiuse, sì, è vero, confermiamo quanto abbiamo detto fin dall'inizio, no? Le monadi sono separate dal mondo, sì, è vero, confermiamo quanto detto fin dall'inizio. Le monadi sono autonome, certo, le monadi conservano dentro loro stesse la rappresentazione di tutto il mondo dal loro punto di vista, certo, altro che. Tutto va a puntino, tutto si conferma, tutti quei tasselli che abbiamo messo del pensiero di Leibniz poi trovano perfetta conclusione in questa dottrina dell'armonia prestabilita, ok? Quindi, nell'uomo esiste un'anima, certo, esiste un corpo, certo, che però alla fine sono tutte cose spirituali, abbiamo detto, e però, ovviamente, queste due parti hanno anche leggi diverse, abbiamo detto, più libere o meno libere, eccetera. Ma questo non costituisce un problema, perché tanto queste parti non comunicano. Sembrano comunicare, ma in realtà non comunicano affatto, no? Questo consente a Leibniz, almeno lui spera che gli consenta, di superare i problemi del cartesianesimo. Però in realtà, a dirla tutta, la cosa apre ad altri problemi. Perché se tutto quello che abbiamo detto è vero, allora con Leibniz siamo di fronte a un vero e proprio innatismo totale. Ricordate l'innatismo che avevamo visto con Platone? Dentro di noi c'è già la memoria di tutto quello che conosceremo, solo che l'abbiamo dimenticato. Bene, Leibniz riprende questa idea, solo che dice non solo che dentro di noi c'è tutta la conoscenza, ma c'è anche tutto quello che faremo, c'è anche ogni scelta della nostra vita. Tutta la nostra vita è già scritta dentro alle nostre monadi. Noi non la conosciamo, ma le monadi sì che la conoscono. Tutta la nostra vita è già scritta in un certo senso. Ecco, questo tema, che adesso non abbiamo più il tempo di sviscerare, ma che analizzeremo meglio nella prossima puntata, sarà l'ultimo grande tema, forse davvero rilevante, della filosofia di Leibniz, cioè come si possono convivere un innatismo così totale con magari invece anche la nostra libertà, la nostra capacità di cambiare vita, un innatismo che definiremo non a caso potenziale. Parleremo di tutte queste cose, ma appunto, visto anche il minutaggio, ne parleremo la prossima volta. Intanto vi ricordo alcune cose molto velocemente. Prima cosa, questo podcast lo trovate su tante piattaforme: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Spreaker, Audible e YouTube, ma qui trovate anche il podcast gemello chiamato Dentro alla Storia. Poi,
Ricordo anche che se volete spiegazioni su epoche diverse o filosofi diversi rispetto a quelli che stiamo trattando nei podcast, c'è un corposo canale YouTube, basta cercarmi là come Ermanno Ferretti oppure come Scrip, e trovate più di 1500 video al momento. Poi vi ricordo anche che se volete rimanere in contatto, non perdervi le puntate, sapere quando escono e tutto il resto, potete seguirmi sui social network, Facebook, Twitter oppure Instagram, dove mi trovate col nickname di Scrip, oppure abbonarvi alla newsletter gratuita e settimanale, che trovate andando all'indirizzo internet ermannoferretti.it. È una mail molto corposa dove parliamo di video, di podcast, ma anche di libri, film, attualità, tante cose inerenti sempre e spesso alla storia e alla filosofia. Infine, ultimissima cosa, vi ricordo che è da poche settimane uscito in tutte le librerie italiane il mio ultimo libro. Si intitola Anche Socrate qualche dubbio ce l'aveva, parla di filosofia e soprattutto riprende alcune tesi di filosofi per lo più scettici, cercando di applicare quelle idee al nostro mondo presente, ai problemi dell'oggi, del nostro tempo, che sono particolari, interessanti e un po' di sale in zucca mi verrebbe da dire, ma forse anche semplicemente di filosofia può certo far bene. Lo trovate in formato digitale, in formato cartaceo, in librerie fisiche, in librerie online. Ripeto il titolo, Anche Socrate qualche dubbio ce l'aveva. Ermanno Ferretti, Cairo Editore. Basta, ho detto tutto, ci sentiamo presto per parlare ancora di Leibniz, ormai manca poco a finire, e poi per tante altre lezioni ancora. Ciao, alla prossima!